Ciao a tutti, sono Erika. So che il mio trucco non è proprio il massimo perché non l'ho rifatto prima di girare il video, però oggi con voi volevo fare le prove per il trucco di Halloween, quindi so già che mi impiastriccerò la faccia e non mi andava di sprecare tempo e trucchi a rifare la base che tanto si sarebbe cancellata comunque. In ogni caso, oggi appunto farò le prove per il mio trucco di Halloween. La mia intenzione è quella di fare il trucco di una fata cattiva, di cui poi dopo vi racconterò la storia. E probabilmente se questo trucco viene bene, poi lo porterò anche a Lucca, perché sì, da mercoledì pomeriggio fino a sabato pomeriggio sarò a Lucca. E tra l'altro, se anche voi siete lì, volete fare due chiacchiere, volete salutarmi, fatelo pure. L'importante però, vi chiedo di dirmi quando vi presentate che mi seguite sul canale, perché sennò io penso, oddio, questa gente è pazza, non la conosco perché mi sta fermando e non mi rendo conto che magari siete iscritti al mio canale. Dico solo perché mi capita molto spesso che gente che non mi segue sul canale mi scriva o su Instagram o su Facebook e cose del genere, e mi mette parecchio ansia perché dico, oh mio Dio, come mi hai trovato, eccetera. Però se specificate che appunto mi seguite su YouTube, allora non ci sono problemi. Come vi dicevo, quest'anno ho pensato di fare il cosplay, chiamiamolo così, di una fata cattiva. E questo perché praticamente io stamattina ho deciso di tingermi i capelli, perché i capelli sono molto rovinati, però mi era avanzata della tinta. Avevo un barattolo di azzurro e un barattolo di lilla, e allora ho pensato di fare delle ciocche alternate, e mi piace molto l'effetto che è venuto fuori. E niente, quindi ho pensato, con questi colori di capelli che personaggio potrei fare? E le opzioni erano tre. Una era quella di fare una strega, l'altra era quella di fare una ninfa e l'altra una fata. Poi praticamente a casa ho trovato un paio di ali che però erano mezze rotte, allora ho pensato, ah, potrei fare una fata che però è tipo stata vittima di qualche guerra o di qualche attentato, non lo so, e quindi ha le ali rovinate e magari per questo è diventata anche cattiva. E quindi, partendo da questa cosa qui, ho pensato di fare questo trucco, che adesso andrò ad inventarmi perché in realtà non ho ancora deciso esattamente quali particolari voglio aggiungere, però ce la faremo. Allora, qua ho un po' di esempi, io direi di partire con una bella matita nera e farmi qualche ghirigoro in faccia, così, tanto per provare. Vi giuro, questo sarà un video stranissimo. E vi chiedo scusa se mi giro di qua, però io ho lo specchio di qua e quindi è un po' complicato fare tutto quanto sulla scrivania. Non sono abituata, forse mi sarei dovuta preparare un po' meglio l'ambiente, però vabbè, avevo voglia di fare un video un po' così improvvisato. Allora, da qui io direi che parto dall'occhio, mi faccio una bella linea, faccio semplicemente una linea normale di matita e poi lo vado a sviluppare facendo una specie di ghirigoro così. Poi da qui ne farei un altro verso il basso. Sta venendo una cosa carina. E un altro ancora, sempre. Ups, si è rotta la matita. Vabbè, lo so che tanto farò miliardi di questi danni. È sempre così ogni anno, ogni volta che faccio il trucco per Halloween rompo qualcosa. Infatti oggi sono andata a comprarmi altri trucchi. Però ora ho fatto questa cosa qui. Poi non so se fare qualcos'altro. Ora faccio la stessa cosa anche di qua. Ovviamente le due linee non sono venute uguali, però non importa, perché tanto sono una fata cattiva, quindi a me non me ne frega nulla della simmetria, ecco. Io ora pensavo di fare qualcosa tipo qua e sulla fronte. Alla fine ho deciso di disegnare delle specie di lacrime che scendono dall'occhio sinistro. Penso che il giorno di Halloween mi ci metterò un pochino più di impegno e le farò partire magari un po' più in qua e non proprio così tanto attaccata al naso. Però praticamente, come l'ho fatta? Ho utilizzato una matita verde della Essence per fare la forma di base e riempire il colore. E poi ho ripassato i contorni con questa matita sempre della Essence nera, per appunto dare un minimo di definizione in più e per dare un senso di cattiveria, perché altrimenti sarebbe stato un trucco troppo soft. Stavo cercando la matita rosa che ho comprato oggi da Essence perché era bellissima, la volevo provare, però non la trovo più, mi sa che l'ho persa e quindi ho sprecato dei soldi. Fantastico.
Nada, ho provato a cercarla ovunque questa matita, ma vi giuro che non riesco a trovarla. E spero che salti fuori in qualche modo perché ci tenevo davvero tanto a provarla perché non l'avevo mai utilizzata. Era proprio nuova, 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 l'ho comprata oggi. Però in compenso ho ritrovato queste due matite, una azzurra e una viola, sempre della Essence, perché io utilizzo solo le loro matite in pratica, perché sono impedita e sono le uniche con cui riesco a ricavare qualcosa di decente di solito. E niente, quindi le andrò ad utilizzare per il mio trucco e in particolare per la zona della fronte e forse per la guancia destra. Non so perché voglio fare qualcosa di particolare, però neanche troppo dettagliato, perché poi finisce che il troppo stroppia. Come potete vedere, alla fine ho deciso di fare qua una stella viola, di cui poi ho ripassato i contorni con la matita nera. E poi qua sopra ero partita con l'idea di fare una specie di diadema con al centro una gemma viola e altre due piccole gemme azzurre, solo che mi sembrava troppo troppo principesco. E invece io vorrei più che altro dare l'idea di una fata che ha combattuto, ha passato delle brutte cose nella sua vita, magari ha perso delle persone care, quindi in fondo è ancora buona. Però esternamente sembra molto molto cattiva e per questo ho deciso di metterci molti dettagli neri. Però per esempio qua ero partita con l'idea di fare una specie di ferita, solo che non sono molto brava a disegnare, quindi l'ho adattata. Praticamente era venuta una specie di fiore nero e poi ho pensato appunto di colorarlo con dell'azzurro per dare l'idea appunto di questa parte di buono che comunque è ancora dentro di me, però fa fatica a farsi notare, ecco. Il passo successivo sono le labbra, per cui io ho fatto il contorno delle labbra con la matita nera. Ho utilizzato quella per gli occhi perché non trovavo quella per le labbra e sinceramente ora mi ci vorrebbero ore per riuscire a trovarla, per cui vabbè, ora mi sono accontentata. E adesso andrò ad applicare prima una matita rossa per la bocca qua nell'interno per riempire tutto quanto lo spazio e poi questo rossetto rosso per ricoprire il tutto. Questo è il risultato dopo aver riempito le labbra con la matita rossa scura. Come vedete, il colore sembra molto sfumato e molto dark. E ora andrò ad applicare il rossetto per fissare il tutto. Una volta che ho applicato il rossetto e ho ripassato le linee e i dettagli che un pochino erano imprecisi perché comunque ho fatto il trucco abbastanza di fretta, non mi resta che mettere un bel mascara e se ce l'avete delle ciglia finte, io ce le ho qui però mi manca la colla al momento perché ho dimenticato di comprarla. Però l'effetto finale sarebbe questo. Bene, se io fossi capace di applicare le ciglia finte, il risultato sarebbe questo. Il problema è che non ho la colla, non sono capace, quindi per ora le lascio così e mi metto semplicemente il mascara. Mascara applicato, quindi direi che il mio make-up è terminato. Ho fatto una rima fantastica, ma vabbè. E comunque ci tenevo a scusarmi per le mie assenze delle ultime 2 settimane, però dovete sapere che ho fatto l'esame della patente di teoria, l'ho passato per fortuna, poi c'è stato il mio compleanno, poi ci sono state cose varie di scuola, corsi di aggiornamento, quindi non sono riuscita a caricare il video del venerdì, ma cercherò di rimediare con Luca facendo dei vlog, magari al posto di caricarli da altre parti cercherò di metterli su Instagram in modo che mi possiate seguire anche voi da lì e poi ovviamente li caricherò al mio ritorno anche sul canale, magari un po' più curati. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto, che abbiate apprezzato il trucco, anche perché se no, se non piace a voi probabilmente non piacerà a nessun altro, quindi l'avrò fatto inutilmente, però non importa perché mi sono divertita tantissimo, nonostante io sia un'imbranata cronica, infatti ho perso i trucchi, mi è caduto di tutto, e ho fatto pasticci, infatti sono mezza nera qua e qua, però non importa. Sono davvero curiosa di sapere voi da che cosa vi travestirete per Halloween e soprattutto che cosplay porterete a Lucca, perché magari ci faremo delle foto insieme. Oddio, sono troppo emozionata, non vedo l'ora di andarci. Quindi commentate qua sotto scrivendo tutte queste cose bellissime. Io vi adoro tantissimo, grazie mille per la visione. E se vi va, io vi lascio qui i miei ultimi video così potete dare un'occhiata a quello che faccio normalmente quando non tento di imitare le fashion blogger. E sotto nell'info box vi lascio anche
i link dei miei profili sui social, così potete stalkerarmi mentre sono a Lucca e magari anche scrivermi dei messaggini in privato, ovviamente sempre specificando che mi seguite dal canale, perché sennò penso che siete dei pazzi, perché ne ho incontrati di pazzi che mi volevano scrivere per motivi strani e neanche sapevano che avevo un canale. E niente, quindi evitiamo questi equivoci per favore, perché così viviamo tutti tranquilli e sereni. E niente, io vi voglio un mondo di bene, vi mando un bacione, mi sono anche sporcata le dita mandandovi il bacione, ma non importa, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!